piano industriale, la sua interesse è questo, cioè noi e lo stiamo facendo, abbiamo già messo in campo anche nei mesi passati, cioè noi puntiamo alla maggiore qualità in termini di offerta sanitaria e l'abbiamo pensato con un nuovo ingresso di medici con la chirurgia, con la chirurgia urgente, la chirurgia generale, stiamo preparando un polo importante sull'oncologia in collaborazione nel centro di radioterapia, cioè, quindi, cioè questa strategia è importante in termini di offerta sanitaria. L'offerta sanitaria che poi infatti è quella dell'azienda, con l'effettivamento dei costi ci può portare, cioè, questo ovviamente in previsione, non certamente nel brevissimo termine, e quindi nel brevissimo termine, ma nel medio e lungo termine, al rientro più della metà dell'indebitamento. Quindi poi rientra questa zona di crisi, dove che l'indebitamento un po' alla volta rientra e su un piano pluriennale. Quindi la risposta da parte vostra è positiva, insomma, anche per un eventuale futuro, per rassicurare ovviamente i dipendenti, 141 dipendenti della clinica. Guardi, la Marzione, quando siamo entrati in quella struttura, il nuovo management e con l'ingresso dei nuovi soci, noi abbiamo fatto per questo motivo, perché la struttura ha una grandissima credibilità sul territorio, sì, è un punto di riferimento storico del territorio e dell'area. L'obiettivo cioè il nostro obiettivo è questo, ovviamente innanzitutto di risollevare l'azienda. Purtroppo quando si è in un'azienda grosse passività, cioè abbiamo fatto una via disastrata, lei ha visto i numeri, sì. 36 milioni di debiti, non è che si possono creare in un anno, certo. Anche perché un'azienda che fa 10 milioni, 11 milioni di fatturato di media, quindi non è che può 36 milioni di crei in un anno, cioè siamo trovati 36 milioni di indebitamento. Ora, e affrontare questa complessa la questione, perché tra la questione finanziaria, le banche, l'ASL, gli accreditamenti e tutto quanto, è una situazione abbastanza complessa. Affrontare questo, noi ci stiamo mettendo, cioè il sacrificio da parte della società e dei soci ci sta tutto questo, io lo posso garantire, a parte il socio nuovo ma anche gli altri soci, cioè conosciamo bene la situazione, c'è bisogno anche un po' di sacrificio purtroppo, guardi, da parte dei dipendenti, cioè i maestranti dovranno purtroppo lasciare il loro contributo per salvare questa azienda. E questa è un'azienda che non deve assolutamente essere chiusa. Il sacrificio che lei mi diceva dei dipendenti che devono fare sarebbe in che senso? I dipendenti, per quello che noi abbiamo messo in campo, dovrebbero stare sicuri che l'azienda avrà la propria continuità. Se nei prossimi mesi ci saranno da affrontare dei sacrifici, questo lo vedremo insieme, ne discuteremo, come abbiamo fatto per Salerno, la Villa del Sole, come abbiamo fatto per Avellino, come facciamo per Agropoli, costantemente anche con le parti sociali. Perché questo è il gioco tra le parti, però non possiamo, questo diciamo, pensare che solo i soci, e quindi cioè, va tutto a rischio tra dei soci e della struttura. I dipendenti stanno facendo la loro parte in termini di garanzia dell'assistenza, noi stiamo cercando tutte le migliori soluzioni come nuovo management affinché si possano risolvere queste criticità e questo deficit. Se ci dovessero essere delle complicanze, nei mesi prossimi si affronteranno e si ragionerà insieme con le parti sociali. Questo non c'è, cioè i sindacati possono stare tranquilli, cioè, lo stanno vedendo ultimamente, però vengono sempre coinvolti.